Bentornati a Memorie 8-bit! Memorie di un tempo in cui le sigle non si preoccupavano di seguire la moda. Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più. Ascoltiamola un secondo. Una piccola bambina nella grande prateria, corre nel vento, corre nel sole. E siamo ancora qui a parlare di sigle di cartoni animati, sigle in cui ci capita a volte di ascoltare frasi tipo: sulle Alpi è abbarbicato. Abbarbicato? Ma che vuol dire abbarbicato? Mi dava fastidio, sembra una cosa di 300 anni fa. Salve, sto sulle Alpi abbarbicato. Fra l'altro la sigla recita testualmente: ed Annette ha un fratellino, si chiama Dani ed è birichino, che però lei vizia un po'. Che però le vizia un po'? C'era Annette che aveva questo fratellino che si chiamava Dani o Deni, non importa, e poi aveva questo amico, Lucien. Per farla breve, in una puntata Lucien era insieme a Dani o Deni e mentre camminavano sto bambinetto del cazzo non stava mai fermo e cade giù da un dirupo. Lucien cerca di aiutarlo invano, ma Deni o Dani si rompe una gamba e Annette, indovinate con chi se la prende? Dani o Deni? Sbagliato! Con Lucien! E in tutte le puntate successive Lucien cerca di farsi perdonare intagliando un'arca di Noè piena di piccoli animali fatti a mano benissimo! E voglio che sia il più bel lavoro che abbia mai fatto, è un regalo, sai? E quando finalmente la regala ad Annette, Annette lei! Questo è un regalo per tuo fratello, l'ho fatta io con le mie mani. Tantissimo rosa! I Gatchoman ci rivelavano nella seconda strofa che ora spicca la nostra nave, frecce di fuoco contro il mare, ma la cosa più eccitante è un robot del comandante. La cosa più eccitante? E Doraemon recentemente scopriamo invece che è un alcolizzato. Doraemon, d'acqua giù, vola su. Che Doraemon beve un cocktail di bambù, ma poi è un gatto, non è un panda! Un gatto dovrebbe bere un cocktail di croccantini, non un cocktail di bambù! Che poi, diciamo la verità, non dice cocktail di bambù, ma copter di bambù, che è quel cappellino che è in testa con l'elica, ma chi lo deve capire? Vogliamo parlare di Candy Candy? Che spasso col suo gatto se ne va. Che spasso col suo gatto se ne va. Evidentemente avevano dei problemi con i gatti, non sanno riconoscere i gatti. Ma a proposito di errori storici, è impossibile non citare la prima sigla del Tulipano Nero. Alla Bastiglia la gran folla si scaglia, è la vigilia di una nuova battaglia. Il 4 luglio si arrende il bastione, il 4 luglio c'è la rivoluzione. Io lo so, la rivoluzione francese è stata il 4 luglio, l'ho sentito in televisione. Che poi almeno fu subito corretta con questa versione. Lungo la Senna c'è ormai chi combatte, il re tentenna ma la gente si batte. C'è una sigla che non è proprio una sigla, che è un'introduzione, che però c'è una musica, che però non è cantata, vabbè insomma. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! Quindi Man diventa l'uomo più forte e potente dell'universo perché già ha una spada magica e la alza al cielo e dice una frase random che io me lo immagino che si è passato tutta la vita a dire: per i broccoletti di Bruxelles, per il pugno di Pegasus, alabarda spaziale! Che poi conosco qualcuno che pensava che aveva alabarda spaziale, cioè che era una cosa, alabarda spaziale. Excalibur, Excincibum, Expecto Patronum, per la forza di Grayskull. Poi c'era chi aveva ambizioni poetiche di scrivere testi un po' ermetici, suggestivi, dove però non si capiva il senso. L'avventura è un cielo stellato. Quanti amici sei fortunato. Il domani è un sorriso. Non si ferma mai. Ma non si ferma mai, lui va, lui va. Chi ha
rarissimo, eh? Insomma, le ingenuità si sprecavano, ma c'era un motivo. Chiediamo direttamente alla mitica Clara dei Cavalieri del Re. Perché? Non sempre c'era la possibilità di avere tempo una settimana, un mese. No, giorni, pochi giorni. Al massimo una settimana. Come raccontare la storia di Lady Oscar quando ci hanno mandato un foglio con scritto due cose su quello che era la storia? E come ho già detto, ci si affidava a degli studi esterni. E allora nascevano dei veri e propri appalti dove per ogni sigla c'erano più versioni fatte da più gruppi. Noi partecipavamo a una gara. Non si poteva scherzare. In questa follia di generi c'erano forse delle sigle un po' eccessivamente tristi per essere rivolte a dei bambini. Per noi che siamo giovani, non creiamo negli eroi. Nella galassia una stella brilla in più. E poi la più incredibilmente triste di tutte, che ascoltiamo un attimino insieme. Dai, vediamoci un po' con questo cartone animato che si chiama Nils Holgersson. Nils Holgersson, Nils Holgersson. E da quel giorno per Nils cominciata così un'altra vita. Immaginatevi un po' che capire oramai gli animali lui può. Ma c'erano anche i testi tristi, che in mezzo a tantissimi cartoni pieni di tragedie non era poi così difficile. Hello, hey, il mio papà. Metteva un po' più tristezza Papà Gambalunga, perché in effetti se la protagonista era sempre un'orfana, invece la sigla diceva: tutti abbiamo nel cuore una mamma e un papà. Tutti, proprio tutti. E io mi intristivo non per Judy, che era un cartone animato, ma per i bambini veri che magari non avevano proprio tutti la mamma o il papà. E vogliamo parlare di Charlotte, che era una povera pazza. I suoi amici sono solo un cavallo, un agnellino. E chiudiamo questa terza parte dei testi stupidi nelle sigle dei cartoni, sempre con Daltanius, che ci dà sempre grandi soddisfazioni. Non è nato ancora chi lo batterà. Ha in mente Kento e Ba, perché per loro Daltanius era vivo e quindi stava lì a pensare: dov'è Kento? Dov'è? Dove cazzo sarà che dobbiamo combattere i criminali? No, gli stupidi, che li odio! Se vi è piaciuto questo video lasciate un commento, iscrivetevi al canale e avrete presto altre memorie 8-bit. E che la forza di Grayskull sia con voi!